Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega al commercio. Varie le ragioni di protesta, le rimostranze di Confcommercio. Una su tutte, ovviamente, il silenzio assoluto dell'amministrazione rispetto ai vari input da voi lanciati. Ma c'è un problema davvero pesante, una situazione ormai insostenibile, quella della tassazione. La tassazione è un argomento molto delicato e molto a cuore a tutto il commercio, tant'è vero che neanche a farla apposta oggi compie 3 anni, c'è un compleanno, una data strana, che esattamente 3 anni fa... 29 novembre 2013. Bravissimo, dove in occasione del Consiglio Comunale che avvenne in quella giornata, tutte le forze politiche sottoscrissero un documento, era un impegno che prendeva il Consiglio di dover detassare o ridurre alcune forme che potevano essere dalla Tari o altre forme di tassazione che oggi come oggi vengono tassati tutti i commercianti, ed era un impegno che è stato totalmente disatteso, cioè sono passati 3 anni e nulla è cambiato, anzi, se vogliamo, sono aumentati. Si è incancrenita. Esattamente, si è incancrenita. Noi siamo stanchi di subire passivamente tutto questo da un consiglio o da un organo che oggi non riesce. Mentre noi parliamo sentiamo proprio le proteste sacrosante dei commercianti. Un ultimo aspetto, Alberto Mosca, Confcommercio c'è e le altre organizzazioni di categoria dove sono? Come sempre siamo soli, l'unica organizzazione che qua ci mette la faccia innanzitutto, perché qua tu ti devi esporre e dire a chiare lettere se sei a favore o contro a una operazione. Grazie.